Oggi l'Italia scopre che a Pescara esiste il ferro di cavallo. Il ferro di cavallo è un edificio difficile della nostra città, ma non è Scampia. Un conto sono i giochi delle parti, della politica, e penso che ciascuno sia in grado di distinguere fra la propaganda e i fatti. Il punto è che naturalmente il sindaco non è uno sceriffo, l'ordine pubblico fa il prefetto e il questore. Io collaboro dal punto di vista della Polizia Municipale e lavoro per riqualificare i quartieri, diciamo, periferici e non solo, per favorire una socialità, per in qualche modo spingere quel fronte sociale di prevenzione della devianza sociale, appunto. Così il sindaco Marco Alessandrini, dopo l'aggressione al giornalista della RAI Daniele Piervincenzi, che ha riportato l'attenzione delle cronache nazionali sul problema della sicurezza e dell'ordine pubblico al cosiddetto ferro di cavallo nel quartiere pescarese di Rancitelli. Riqualificare le periferie e favorire le iniziative sociali potrebbero essere un efficace antidoto contro la devianza sociale, ha ribadito il sindaco Alessandrini al nostro microfono. Il ferro di cavallo da anni è all'attenzione delle forze dell'ordine, perché quello è notoriamente un luogo di commercio e consumo di sostanze stupefacenti, che è uno dei problemi che ha questa città, unitamente all'usura. Sono fenomeni però sotto controllo, perché gli organi investigativi dello Stato ci dicono che qui non ci sono infiltrazioni di tipo mafioso. Esiste la criminalità, naturalmente, perché non è un mondo perfetto, però è una criminalità che viene combattuta, viene costantemente monitorata. Poi io credo che unitamente alla repressione dello Stato, naturalmente, ci devono essere le forme di iniziativa sociale. Se io penso al ferro di cavallo, penso anche al parco che abbiamo riaperto. Prima era un tappeto di siringhe, adesso ci giocano i bambini a calcetto. È una scommessa difficile, perché c'è sempre qualcuno dietro l'angolo pronto a distruggere tutto, ma la comunità, impossessandosi di un ambiente, lo rende vivo e scoraggia questo tipo di questioni. So il lavoro che fanno alla ludoteca Thomas Dezzi, che è a poche centinaia di metri di distanza da lì, che è un luogo importante di aggregazione in cui ci sono tante realtà associative. Questo è l'ordinario. Il punto è che quando i fari dell'attenzione nazionale si spegneranno, resterà il problema, e come sempre dovremo occuparcene giorno dopo giorno con metodicità e attenzione, essendo, ripeto, consapevoli che è un problema ben noto.